cuore alle donne quando dicono no. Eh sì. Alfè, ma che stai a dire? Quello era no, era proprio no. Ma perché tu non eri convinto? Ma stai, le donne sono animali, quelle sentono l'aria, l'odore. Tu non eri convinto. Ma il pesce è finito o ce ne sta ancora? Ne ho comprati 3 kg. Che dite, è una commedia maschilista? Direi che no. È una commedia molto al maschile, perché abbiamo deciso di raccontare un po' i rapporti sentimentali dal nostro punto di vista. Qualcuno l'ha quasi definito un documentario divertente, perché diamo veramente il quadro della situazione, dei rapporti fra uomo e donna in questa fase storica. E il quadro non è particolarmente rasserenante, diciamo. E oggi la commedia italiana, più che fare riferimento ai vecchi modelli di Norisi, Monicelli, quella commedia molto cattiva e piena anche di verità, però oggi la commedia cerca principalmente la gag divertente, la battuta, la situazione simpatica per far divertire il pubblico senza preoccuparsi molto della verosimiglianza. Mentre noi, però perché il nostro è un film indipendente che non deve, come dire, seguire delle logiche strettamente commerciali, abbiamo avuto la libertà di tentare una commedia vera. Che ancora non hai capito niente, eh? Con le donne, cazzo e cazzotti! A tavola a letto senza rispetto. Uoca in cucina, puttana a letto. Sta stronza. Non gioco più. Eterna lotta. L'eterna lotta. Bene, sempre. Ci piace molto l'eterna lotta. E infatti il titolo è chiaramente ispirato alla canzone di Elio e le storie tese, che dà appunto, è stato il primo brano che ha un po' ironizzato su questa difficoltà. Ma chi ne esce meglio, sono degli uomini o le donne? Malissimo tutte e due. Sì, diciamo, le proiezioni durante il Festival del Riff ci hanno sorpreso piacevolmente, perché c'è stata una grossa accoglienza, grandi applausi a scena aperta, risate, eccetera. E poi appunto è culminato questo percorso con la vittoria del festival. Però insomma tutti ci dicono il film è carino, mi piace molto, è divertente, però ci sembra che non chiuda particolarmente bene, c'è un finale un po' troppo aperto. Ci siamo resi conto che in effetti forse sarebbe stato meglio trovare una chiusura di tutti e quattro i protagonisti insieme, e pensiamo che adesso sia, come dire, sia un film perfettamente compiuto. Qualcosa potremmo pure rigirare, no? Magari quest'anno, che dici? Una piccola aggiunta, un sequel, sì. No, anche piccolo, qualche piccola aggiunta, poi è sempre stato definito un film aperto. Un film aperto. Molti incontri, molte scene del film tra amici le avevamo già vissute, ma sia con Alessandro, che conosco personalmente da più di 20 anni, pure Massimiliano, mi ricordo ogni tanto ci ritrovavamo a piangere sulle nostre traversie sentimentali in qualche localaccio di Roma. Di Roma. Si rideva, si piangeva. Cioè, sulle proprie disgrazie si rideva. Sì, sì, si rideva e piangeva delle proprie disgrazie. Mi ha fatto vedere? Perché più o meno questi sì. Erano. Un po' quello che si racconta come nel film, certo. Mazza che cagata! Il testo di Rosario al confronto è un capolavoro. Al confronto a questo è un capolavoro tutto. Io sono Shakespeare. Ma a me è piaciuto, brava lei, eh. Io vado uno spogliatoio, fai complimenti. Abbiamo iniziato praticamente senza avere nessun tipo di finanziamento. Pian piano abbiamo girato le altre parti del film e l'abbiamo girato nel corso di un anno, nel senso che quando avevamo la disponibilità degli attori, la disponibilità delle location, qualche lira in contante per pagare la troupe, eccetera, e abbiamo girato le varie tranche del film. Quindi complessivamente abbiamo girato 4 settimane, il film è stato girato in 4 settimane di riprese. Ma in realtà diluite nel corso di un anno. Infatti spesso tra una scena e un'altra c'è il francese a 4 kg in meno. Sì, un'altra io avevo 6 kg in più. I capelli bruciano scarpe. I capelli bruciano scarpe che cambiavano in continuazione. No, ma il prom era quello che girava solamente con Angelo Orlando, no? Sì, perché non erano stati i produttori, scusa, il protagonista era solo lui. Cazzo, noi non c'eravamo, non è nostra responsabilità, è tutta la sua. Ma hanno detto no, giriamo il teaser con te, perché
perché sei il più famoso. Immagini, pensa. Il cinema indipendente ti consente la libertà di scegliere gli attori che vuoi. Per un regista è importantissimo. Io ho scelto loro, tutto il cast è un cast che è stato fortemente voluto da me. Mentre quando uno fa il cinema finanziato, sovvenzionato, assistito, è costretto a tutta una serie di compromessi. E rapportarsi con le produzioni normali che non vedi più. Cioè, ormai il cinema è diventato blindato. Sì, è una blindata, è questo per fortuna. Questo ti permette poi di poter fare cose che magari non faresti. Ti permette di fare... puntare su dei progetti che ti piacciono, puoi scegliere, puoi fare non guadagnare una lira. No, però scherzo. Ma che c'è? Tanto tutti quanti, diciamolo apertamente, abbiamo tutti un altro lavoro. Ma c'è! Allora, per me era solo un provino come tanti. Lei ha insistito. Provino? Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Ma che ho fatto? Ma come che hai fatto? Lo sai, quella è una ragazzina. Quella adesso ci crede che farà la che gli ha detto che fa la primancella. Ma che è questa primancella? Quindi oggi la visibilità di un film non è data tanto dalla qualità intrinseca del film quanto dalla potenza di fuoco che viene messa a disposizione dalle distribuzioni, dagli esercenti. Quindi il futuro per il cinema indipendente è online.